Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l'indifferenza dei buoni. La frase è di Martin Luther King, è molto celebre e probabilmente si riferisce indirettamente anche a tutti noi. Difficile dire se lo sfregio della scorsa notte è stato contro la città in generale o contro il messaggio simbolico, ma ciò che è accaduto è di certo un brutto segnale. I vandali nella zona nord di Torino hanno distrutto la panchina rossa di Piazza Bottesini, non lontano da Piazza Foroni e proprio di fronte alla sede al Monumento degli Alpini. Il fatto è avvenuto in piena notte, proprio per evitare sguardi indiscreti, visto che la piazza è priva di telecamere. Con una grossa pietra, la panchina è stata letteralmente spaccata a metà. L'installazione del writer torinese Karen Sheriff, così come le altre 21 disseminate per la città, rappresenta il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Uno sfregio al messaggio che portano, per Nadia Conticelli, il presidente della sesta circoscrizione, che ha annunciato l'intenzione di presentare denuncia contro i vandali. In terra non c'era nulla che facesse pensare a un atto appositamente pensato contro il messaggio veicolato dalle panchine stesse e potrebbe quindi essere stato semplicemente davvero un atto vandalico. Ma lo stile da writer o il colore potrebbero portare ad altre motivazioni, magari anche molto lontane dallo spirito dell'installazione. Sarebbe comunque gravissimo se invece oggetto della violenza fosse stata proprio la lotta contro la violenza sulle donne. In tal caso, le immagini che state vedendo in questo momento sarebbero ancora più significative di molti discorsi. La panchina verrà comunque sostituita perché il simbolo in circoscrizione deve continuare a rimanere un monito per tutti.